Hi everybody, thanks for joining us for Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui in questa seconda sessione sul sonno. È con grande piacere che questa sera ospitiamo il professor Davis Thomas, proveniente dalla Rutgers University. E l'evento sarà moderato dal responsabile del progetto, Antonio Romero, e con noi ci sarà anche il professor Steven Bender per la discussione. Lascio la parola a Antonio Romero per introdurre la lezione. Per me è un grande piacere e onore introdurre il professor Davis Thomas dalla Rutgers University. Il dolore va a influenzare il sonno, quindi la benzodiazepine, quello che fanno le benzodiazepine è che diminuiscono la fase REM e in generale il sonno. Questo è un concetto importante. La carbamazepina, cosa fa? Riduce di nuovo la fase REM e aumenta la fase non REM. E anche altri farmaci hanno effetti molto profondi. Il propranolol è uno dei beta block dei farmaci che inibiscono il sistema beta più importante.